L'artista che si è sempre stato affascinato dal manichino come opera d'arte, non come legno oppure scultura messa lì, no, gli dava una vitalità all'artista. Un viaggio che parte dal Rinascimento e si conclude con le avanguardie del XX secolo, ripercorrendo la storia delle opere lignee. Sono infatti manichini antichi, rari ed originali, i protagonisti della mostra Avanguardie, le sculture dinamiche. A portarci per mano attraverso i secoli l'artista retino Franco Fedeli, curatore dell'esposizione che si articola tra le sale della Casa Museo Ivan Bruschi, facendo dialogare così classico, moderno e contemporaneo. La mostra sarà visitabile fino all'8 dicembre. Qui c'è lo sfogo della fantasia. La poesia entra dentro al museo di Ivan Bruschi e si appropria degli spazi. Qui la scultura prende movimento. Io esalto il fantastico perché io sono affascinato dal visionario, da tutto quello che è metafisico. E ho cercato di trasportare questo grande sogno, questa cosa meravigliosa nelle sale del museo e l'ho interpretata perché ho dato movimento dinamico alle figure, l'ho interpretata pittoricamente oppure cercando di dare un carattere alle opere che sono esposte. Si vede che c'è la novità, è qualcosa di diverso, un colpo di spugna all'arte. Una mostra che omaggia 600 anni dalla sua nascita Piero della Francesca. Le atmosfere al contempo severe e metafisiche che caratterizzano le opere dell'artista biturgense si respirano anche nelle opere esposte. Piero transita nell'arte e è sempre moderno. In molte di queste opere esposte in questo museo è un omaggio, ma nello stesso tempo si vede che hanno queste sculture un qualcosa di profondo, non sono le solite sculture, oltre che il movimento hanno un'anima, parlano, si sente dentro una comunicazione, un qualcosa, l'emozione che è quella che è nell'arte.